iniziativa che per noi è stata bellissima. Perfetto. E il palazzo sicuramente meritava che fosse lì allocata la prestigiosa Bibbia, e il lavoro che voi avete fatto direi che è al di là di ogni aspettativa, perché un documento così importante e un testo così significativo può ritornare in questo luogo dove tra tanti gli alfieri è ricordato sia Giovanni che figlio, perché in questo grande edificio noi abbiamo una collezione intitolata Giovanni Trecani degli Alfieri, è una collezione di arte contemporanea, sì. Un premio che è nato più di 60 anni fa a Montichiari, è uno dei pochi rimasti in tutta la nazione, per cui continua biennalmente a fare la sua raccolta di opere. Ma la cosa più straordinaria è che fino a 3 anni fa era il figlio Ernesto a presiedere, nonostante i suoi quasi 90 anni, a presiedere la giuria di questa iniziativa biennale per quello che era il momento di acquisto del comune, perché il primo Trecani degli Alfieri è un premio acquisto. Bellissimo. Per cui lui è stato a Montichiari, Ernesto, il figlio, è stato a Montichiari l'ultima volta nel maggio del 2009, che abbiamo dedicato una mostra antologica nel palazzo, ecco il nostro direttore, per cui è comodo. E quello per noi è un palazzo che è sinonimo della famiglia Trecani, anche se c'è un altro palazzo che è qui alle mie spalle, l'ex ospedale, ora biblioteca Giovanni Trecani degli Alfieri, naturalmente, dove si trova un'altra grande collezione d'arte che ci è stata donata da una professoressa milanese, per cui è un contesto molto legato quello di questi palazzi, in cui l'importanza dei libri e l'importanza dei personaggi illustri come Giovanni Trecani degli Alfieri e come il figlio sono la culla della cultura monteclarense, per cui sono importantissimi. Io direi che dobbiamo aprire qua. Assolutamente, diciamo. Poi da parte nostra se abbiamo poco da dire, che possiamo anche invitare a mantenere questa tradizione, no? Qui si parla, quale Banco di Brescia, non c'è quale altro gruppo, siamo assolutamente lieti, possiamo dire anche con un piccolo sogno. Credo che poi questo è una cosa che parte di queste cose, poi aspetti di sensibilità, noi siamo onoratissimi e sappiate che faremo buon uso di te e di questi ragazzi. Posso aggiungere che la nostra piccola associazione Arte Muggio, che sta portando in giro questa mostra itinerante dedicata alla Bibbia di Corso Vesce, è ben felice che abbia in qualche modo contribuito a far avere al Comune di Montichiari una copia della Bibbia di Corso d'Este, che è tra l'altro l'edizione fatta dalla banca, un'edizione straordinaria per i tempi. Ricordiamoci che questa è stata stampata nel 1961, quindi è veramente una copia straordinaria nel suo genere ed è veramente un'opera. Noi l'abbiamo considerata praticamente l'ultimo atto d'amore di Giovanni Trecani per quest'opera, perché Giovanni Trecani è morto nel 1961 e quest'opera ha visto la luce nel 1961, poco prima che lui morisse, ed è praticamente è stato l'impegno di una vita di Giovanni Trecani, perché sapeva che il codice miniato originale non poteva essere consultato perché si sarebbe deteriorato, quindi ha cercato e ha trovato nella Banca Popolare di Bergamo, il presidente allora, la figura che in qualche modo gli ha permesso di realizzare questo. Questa è chiaramente una copia, ma è di una bellezza, di una veramente è fatta veramente bene. È in bianco e nero, logicamente, perché è fotografata. Ci sono alcune pagine all'interno inserite, sono più o meno una sessantina le pagine, tavole a colori che ci sono, e riproducono fedelmente quello che è. Guardate. La Bibbia di Corso d'Este sono 1224 pagine, tutte così miniate. È un capolavoro, veramente una cosa, un gioiello italiano che pochi conoscono, e diamo atto alla Banca Popolare di Bergamo di averci creduto allora
e non è l'unica cosa che ha fatto, perché come dicevo avete anche un altro. Sì, oggi veramente è una cosa veramente straordinaria. Siamo felici, ma felicissimi. Questi sono meravigliosi. L'avevamo esposta questa pagina, se no. Questa è la prima pagina, la Genesi, e eccezionalmente è su due fronti, altrimenti è su uno. Qua parliamo della Genesi, quindi... Quella è particolare, c'era in mostra anche qua, sì, nella sì, pagina. Vedi come sta? Sottili di raso, dove ci sono sempre...